periodo di festività dove sicuramente la gente farà le cosiddette gite fuori porta o addirittura partirà anche per viaggi ancora più lunghi. E noi potenzieremo la nostra presenza sulle principali arterie della provincia e faremo controlli più accurati, però sicuramente tutto ciò è inutile se i conducenti non osservano le norme di prudenza e soprattutto mi riferisco all'uso scorretto del cellulare alla guida, che ormai è diventata la principale causa di incidente stradale. Poi raccomando pure ovviamente l'uso delle cinture di sicurezza e l'uso dei caschi nel caso di veicoli a due ruote e ovviamente di non mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o comunque altro tipo di sostanze addirittura, e comunque prima di partire, soprattutto per fare lunghi viaggi, raccomando pure un'approfondita analisi e controllo del veicolo. Le strade bisogna fare attenzione, soprattutto anche agli eventi atmosferici che ci saranno. Siamo nel periodo invernale e quindi non posso che non raccomandare di adeguarsi quando si mette alla guida alle condizioni atmosferiche esterne. E soprattutto raccomando di verificare quali siano le strade statali dove vige l'obbligo di catene a bordo, comunque l'uso di pneumatici invernali, e quindi di prestare particolare attenzione nel caso in cui ci siano precipitazioni nevose, ma anche e soprattutto precipitazioni particolarmente intense, e quindi di verificare prima di mettersi alla guida se ci sono dei bollettini di allerta meteo.